Il 2022 è l'anno del centenario del Barletta. E noi lo celebriamo con un collegamento speciale, Fabrizio. Peraltro il direttore generale dei Biancorossi, Beppe Iannone, proprio qualche giorno fa ha detto che sarà anche l'anno del ritorno in campo al Puttilli, stadio, lo ricordiamo, chiuso ormai dal 2015. Dovremmo avere pronto in collegamento l'ex presidente del Barletta, Francesco Sfregola, l'avvocato Francesco Sfregola. Buonasera, avvocato. Buonasera a voi, buonasera, ciao Luca, ben trovati, buon anno a tutti, a voi e ai telespettatori. Ovviamente gli auguri di buon anno sono ricambiati con piacere. È un anno speciale questo 2022, avvocato, dicevamo, ci racconta lei perché? perché saranno 100 anni dalla nascita di una società molto importante quale quella del Barletta. Quest'anno ricorre il centenario e magari vorremmo che fosse festeggiato bene in tutti i sensi, anche facendo i debiti scongiuri con una promozione importante in Serie D. Ed è nato un comitato proprio per quanto riguarda la squadra del quale lei sarà presidente. È presidente. Sì, è nato un comitato, veramente c'è stata una riunione di alcuni tifosi, di parecchi tifosi che seguono il Barletta in curva da parecchi anni e hanno ritenuto giusto dare un segnale alla città per festeggiare degnamente questi 100 anni e hanno ritenuto anche di scegliere me come persona, come presidente, per poter partecipare con loro a questa bellissima iniziativa. Un'iniziativa del tutto gratuita, un'iniziativa che nasce per affiancare la società sportiva Barletta nella celebrazione del centenario, senza scopo di lucro, un'iniziativa che vuole soltanto dare una mano per poter festeggiare nel giusto modo e nella migliore delle situazioni una data molto importante. Ecco, sappiamo che in questi giorni sarà lanciata una campagna di comunicazione per entrare nel vivo, ovviamente, di queste iniziative. Non so se qualcosa si può già svelare, ecco, non un dettaglio, però magari le caratteristiche di questa campagna, quale sarà il principio fondante? Ma il principio fondante è di raccogliere innanzitutto dei fondi che vadano esclusivamente nella massima trasparenza e nella massima proprio limpidezza possibile a organizzare degli eventi che possono essere delle manifestazioni. Ci sono in programma, abbiamo in programma tante cose, come una maglia celebrativa, stanno già facendo per dare una tutina con il logo del centenario del Barletta a tutti i nati nel 2022. Ci sono tante iniziative collaterali che dovranno essere organizzate per tutta l'annata. Ecco, e anche una che vada a concludersi con una serata celebrativa con tante premiazioni di tutti quelli che sono stati i personaggi che hanno avuto l'onore e l'onere di rappresentare il Barletta Calcio in questi 100 anni, diciamo, ovviamente negli ultimi anni è più facile premiare. Esattamente. Francesco Sfregola, lei è stato presidente del Barletta dal 2006 al 2011. Che ricordi ci sono associati ai colori biancorossi? Beh, sono dei ricordi fantastici perché ci sono state tante promozioni, diciamo, soprattutto da quella dalla Serie D alla C2, quindi il ritorno fra i professionisti dopo tanti anni, quella anche dalla C2 alla C1, che all'epoca si chiamava così, ora è tutta Lega Pro. E purtroppo tanti sacrifici sono stati fatti da tante persone, tra cui il sottoscritto, poi sono stati purtroppo buttati a mare in poco tempo. E adesso è difficilissimo veramente ritornare a quelle che erano comunque le categorie superiori, che sono almeno quelle che il Barletta merita. Non dico la Serie B perché quella è stato un exploit di pochi anni, ma almeno ritornare piano piano dalla Serie D alla Lega Pro, che sono le categorie che spettano di diritto a una città e a una società sportiva come il Barletta. Ecco, io l'augurio che faccio a quelli che sono i soci di adesso, al presidente Mario Di Miccoli, a tutti quelli che rappresentano il Barletta, e di tornare immediatamente nelle categorie superiori per avere un campionato all'altezza. E allora glielo chiedo prima di salutarci, il 2022, oltre che l'anno del ritorno al Puttilli, come ha spiegato il DG Iannone, può essere l'anno del ritorno almeno in Serie D? Beh, sarebbe perfetto, sarebbe veramente festeggiare il centenario, oltre che con l'iniziativa dei ragazzi che mi hanno coinvolto, che è un'iniziativa stupenda, lo ribadisco, un'iniziativa meritoria, davvero bella.
che magari sarebbe il massimo se fosse anche se coincidesse con la col ritorno in Serie D della società calcistica e con il ritorno al Puttilli, che è un gioiellino che mi auguro al più presto possiamo tutti i barlettani possano godere di questo gioiellino, e quindi sarebbe la conclusione perfetta di un'annata strepitosa. E allora, questo è il duplice auspicio di Francesco Sfrecola, ex presidente del Barletta, ora presidente del comitato studiato per i 100 anni del club. Grazie e alla prossima. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e forza Barletta.